ha un po' del paese e della città, cioè non è ancora totalmente una città metropolitana, sicuramente, ecco. Ok, noi stiamo già andando avanti Ma perché io ho va già bene, va schiacciato bene. rec. Quella sta parlando a Navalle e io sono molto contento di averla qua con me perché è una novità per me. Cioè, io ho abituato a vederti in televisione e al cinema e adesso ti vedo nella mia di casa perché io mi occupo di teatro. Teatro. È la prima volta che tu fai teatro? Non, no, è la terza volta, diciamo, che sono su un palcoscenico con uno spettacolo. La prima volta è stata con Le Troiane, diretta da Piero Maccarinelli, Un grande. accanto a delle grandi come Maria Paiato e Anna Maria Guarnieri. E poi ho fatto Confidenze troppo intime con la stessa produzione Te Ama Teatro, c'era sempre Anna Zago, l'altra attrice che interpreta un'altra cognata. È sempre una commedia francese, era però una commedia francese romantica. Adesso una commedia francese di Riccassù, Cognate, la definirei una commedia graffiante, forse possiamo chiamarla così. Ecco, allora, ha detto il titolo, Le cognate. E tu sei una delle cognate o sei la segretaria? Io sono una delle cognate, assolutamente. No, Ah, no, no. vedi, non sei Ma sei. quella Ma ti che... sembra una bomba sexy io? No, scusa. No, scusa, No, allora rispondete anzi, una voi. bomba Vabbè, erotica più che sexy. Beh, sexy forse ci posso perché volendo arrivare. adesso... Vabbè, adesso sono molto Cristina, il mio personaggio che è molto, molto chic, Quindi molto sei una delle snob. tre... Io non lo Delle tre voglio arpie. ecco, non lo voglio Sono una delle tre definire. arpie, diciamo pure la verità. Perlomeno una delle due arpie, perché la terza è buona. Il personaggio di Nicole, che è interpretato da Gwenda Goria, è in realtà il personaggio più ingenuo, più naif delle tre donne padrone di casa, chiamiamole così, ed è quella che fa la stupidaggine di invitare a cena la Ah, è segretaria del lei? marito. Ok, Sì. segretario del marito, Però interessante. lei ci chiama a cena perché vuole rendere questa serata molto importante e sentirsi lei importante, visto che di solito non ne azzecca una su un titolo di un libro piuttosto che su argomenti. Cioè, è quella che arriva sempre in ritardo nel capire le cose, sempre in ritardo anche sulla battuta, e però fa ridere ovviamente perché è un personaggio estremamente naif. Ok, cosa succede a questa cena allora? Quindi in questa cena dove praticamente allora, una delle cognate, Matilde, Anna Zago, interpretata da Anna Zago, non voleva neanche venirci perché lei si rompe le palle. Lei si rompe le palle a fare tutto, a venire fuori Milano perché l'abbiamo ambientata a Milano invece che a Parigi come era originariamente E in ogni città che andate l'ambientate nella No, città? no, 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 è rimane ambientata a Milano. Milano, sì, perché era un po' la città più europea, italiana, che può strizzare l'occhio a Parigi, insomma, avere quel tipo di importanza lì, quel tipo di, se vuoi, di vita anche delle persone nella quotidianità e non solo. E quindi abbiamo italianizzato tutto ambientandolo appunto nel capoluogo milanese. E invece Cristina, il mio personaggio, è una snob stronzissima. Vabbè, l'hai Che detto tu, l'ho eh. detto io, che non vede l'ora di spiattellare agli altri quanto è bella la sua vita, quanto lei ha questa agenzia immobiliare che vende solo case di extra lusso, suo marito è il dentista più pagato della città, Chi suo è tuo figlio è un marito? È genio, lui? mio marito no, lui è mio cognato Ah, e ok. che le becca Padrone di pure da casa. parte mia durante Ah, la le serata. prende? Beh, a un certo punto Cristina, che è così di classe, così snob, così sempre molto educata, ma anche molto falsa, a un certo punto sbraga, cioè a un certo punto succede qualcosa per cui comincia anche a dire delle parolacce e arriva alle mani con una cognata, perché gliene dice Che tante, poi quando arrivano alle mani le dunque. donne, Wow, è bruttissimo! per i capelli, ah Esatto! sì, ecco. Ma molto peggio, poi vedrai. Ok, lo vedremo. Ed è molto divertente, ecco, c'è questo risvolto di Cristina che da donna estremamente raffinata così e poi dopo cioè, veramente diventa un portuale ed è molto divertente per questo, insomma, mi divertiva sporcarmi un po'. Era Perché una nelle cosa. ultime fiction sono Perché io perfette. interpreto sempre cose che mi sono sempre piaciute e che mi hanno stimolato, però la principessa Soraya, una delle sorelle Fontana, ma proprio Ma sì. non si. Io pensavo nel mio immaginario che poi le tre donne si unissero, e invece no, non c'è solidarietà. No, allora non c'è per niente solidarietà fino quasi alla fine. Diciamo che alla fine si crea una sorta di alleanza nel trovarsi tutte e due, tutte e tre in una determinata situazione. Che non possiamo dire.
non possiamo dire. Allora, non ci sono dei colpi di scena eclatanti, che ti fanno saltare dalla. È tutto abbastanza. Cioè, si capisce già dall'inizio come potrebbe andare a svilupparsi la commedia. Quindi non è che sta lì la cosa divertente della commedia, è il come tutto ciò arriva che è divertente. Le battute sono delle battute non come la commedia italiana che c'è battuta risata, ma sono battute sottili, ciniche, graffianti, come ti dicevo prima, no? Quindi che fanno anche un po' di, ma questa veramente gli ha detto questa cosa in questo modo, ma... Ma la comicità francese riusciamo noi a coglierla? Sì, guarda, in tutti i posti in cui siamo stati la gente ride più o meno sempre le stesse battute e anche delle battute in cui in alcuni posti si ride ad alcune battute, in altri posti si ride ad altre. Ecco, però ci sono delle cose che sono sempre le stesse, cioè degli appuntamenti già programmati in qualche modo. In questo spettacolo esce vincente la donna o il maschietto? Secondo me nessuno dei due. Oddio. No. Cioè, nel senso, nel ridere, nella risata non escono bene, cioè non escono bene i rapporti. Okay. Non escono i rapporti tra cognate, i rapporti tra fratelli, perché appena possono, cioè se posso ti aiuto perché sei mio fratello, ma se io mi devo mettere in difficoltà per aiutare te, me ne vado e passo la palla a te. C'è un po' questo rimbalzare. Tra cognate non c'è assolutamente solidarietà, quindi tra donne non c'è solidarietà. Tantomeno ovviamente con l'arrivo di questa segretaria bomba erotica che ci mette tutti in subbuglio, ma nello stesso tempo alla fine insomma un minimo di solidarietà femminile può venire fuori. Diciamo che se ci fosse un cognata due vedremmo le tre cognate insieme che possono sempre insultarsi l'un l'altra, ma ormai se le sono dette tutte, quindi hanno tirato fuori proprio tutto quello che pensavano l'una dell'altra e a questo punto possiamo anche essere amiche. No? Ah, vedi. Senti una cosa, che cosa vorresti che lo spettatore si portasse a casa dopo una serata qua al Martinit? Ecco, non abbiamo detto che siamo sul palco del Martinit, esatto, che ci ospita. Sì, nella nostra proprio scenografia. Sì, sì. Ma mi piacerebbe che si portasse a casa quel modo di vedere le cose reali e anche un po' vere della vita con grande leggerezza e con un sorriso che può essere un sorriso non una grassa risata, ma col sorriso un po' beffardo che secondo me l'autore Ricassù ha. Secondo te qualcuno poi andando a casa incomincia a parenti serpenti a dire guarda, ma secondo me non andando a casa già le risate, secondo me ad alcune donne, ad alcuni uomini arrivano da situazioni che loro possono aver vissuto, certo, o aver subito delle angherie da parte delle cognate o essersi trovate con le mogli in situazioni in cui una donna li mettesse in imbarazzo perché c'era una tale confidenza che la moglie però non conosceva. Quindi io le sento le risate. Eh sì, perché faranno quello. Io sento la risata dell'uomo che dice oddio, adesso chissà che gli capita, come per dire, cioè si sente un po' partecipe, e sento la risata della donna che nei confronti di una o dell'altra cognata si sente partecipe perché ha vissuto quella cosa lì. La suocera viene nominata? Sì, sì, spesso vengono nominate le suocere, però non in un modo, cioè non parliamo del rapporto con le suocere, tranne forse io a un certo punto, figurati, che si potesse eliminarne una. E invece Anna Valle che cosa si porta a casa? Ma io avevo voglia di divertirmi, avevo voglia di fare una cosa con degli amici anche nuovi, perché insomma Anna Zaga è una mia amica lei fa parte di Te Ama Teatro, il nostro regista è un grandissimo amico di famiglia proprio mio e di mio marito che è Pier Giorgio Piccoli, e avevo voglia di rimettermi in gioco insieme a loro visto che avevamo fatto appunto confidenze troppo intime, e avevo voglia di fare un personaggio che mi divertisse, che fosse diverso da quelli che sono abituata a fare. Avevo voglia di confrontarmi con il pubblico in un modo diverso da come sono abituata a fare, cioè direttamente sentendolo e cercando di misurare anche la mia capacità recitativa, se vuoi anche minuto per minuto, perché tu senti se il pubblico non sta rispondendo come dovrebbe, allora spingi di più, spingi di meno, cerchi il tempo più giusto, magari stai sbagliando, perché i tempi comici sono difficilissimi. Ecco. A me piace molto la comicità, mi piace divertirmi, mi piace anche divertire. È una cosa che di solito non viene fuori nei miei... viene poco perché insomma i personaggi e le storie che interpreto sono diverse, mi piacciono tantissimo
le faccio e le rifarò anche, nel senso che i personaggi seri, drammatici o romantici li faccio volentieri, però ecco, in teatro ho voglia di fare proprio una cosa L'hai diversa. fortemente voluto tu, Sì, quindi. Posso farti una domanda cattivella? sì, sì. Allora, secondo te gli spettatori oggi verranno a vedere Anna Valle o verranno a vedere Le Cognate? Allora, in parte io credo che il pubblico che viene a vedere Le Cognate si aspetta di vedere qualcosa che pensa mi assomigli di più rispetto al personaggio che loro immaginano e però rimane un po' sorpreso, però secondo me piacevolmente. Piacere. Questo è il tuo obiettivo? Sì. Ok, boh, io sono molto soddisfatto, sono stati Meno velocissimi. male, va, dai. E ti va di dare l'appuntamento a loro? Assolutamente sì. Quindi ci vediamo praticamente fino al 16 di Dimmi. dicembre sul palcoscenico del Martinit a Milano. E vi aspettiamo con Cognate Cena in Famiglia. Un sacco di risate e anche un po' di botte. E Ok. vai! Anna Valle, Ciao! ti posso dare un bacino quando mi ricapita? Fantastica, grazie Grazie. mille.